Signore, tu sei stato per noi un rifugio d'età in età. Prima che i monti fossero nati e che tu formassi la terra e l'universo, anzi da eternità in eternità, tu sei Dio. Saziaci al mattino della tua grazia e noi esulteremo. Gioiremo tutti i nostri giorni. Questo salmo si intitola Preghiera di Mosè, uomo di Dio. Per mezzo di Mosè il Signore diede la legge al suo popolo e per mezzo di Mosè lo liberò dalla schiavitù e lo guidò per 40 anni nel deserto. Dice: Signore, tu sei diventato nostro rifugio di età in età, di generazione in generazione, cioè in un tempo. E in che maniera Dio è diventato nostro rifugio? Cominciando ad essere per noi qualcosa che prima non era. Mentre egli esisteva anche prima di essere nostro rifugio. Lo afferma continuamente. Prima che ci fossero i monti e che fosse formata la terra e l'universo, anzi da eternità in eternità, tu sei Dio. Dio esiste da sempre. Tutto il resto sono sue creature. Egli disse. E furono fatte. Egli comandò e furono create. Il salmista esclama: Tu esisti da eternità in eternità. Il salmista non usa il tempo passato per parlare di Dio, né il futuro. Il salmista usa il presente. Dio è. Ecco quale eternità si è fatta rifugio per noi, dove possiamo trovare conforto e sostegno. Sembra che il salmista volga il suo sguardo indietro. È un ricordo che ci accomuna al salmista. Tu, Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Questo ricordo, anche se lontano e un po' offuscato, può diventare l'inizio di una vera conversione. Il salmo illustra la condizione precaria della vita dell'uomo, esposta alla sofferenza della vita quotidiana. Noi viviamo in mezzo a molte e gravi tentazioni e ci sarebbe da temere che per causa loro noi ci allontaniamo da tale rifugio. Cosa chiede il salmista proseguendo la sua preghiera? Non distogliere da te l'uomo, cioè non permettere che l'uomo allontanandosi da te finisca col gestire solo le cose terrene. Chiede a Dio quello che Gesù ci ha insegnato nel Padre nostro, non ci indurre in tentazione. Questo salmo anticipa la speranza delle gioie future. Nelle sofferenze, nelle fatiche della vita quotidiana, nella notte, è stata accesa per noi la profezia, come una lampada che illumina i luoghi oscuri, fino a quando splenderà il giorno e la stella del mattino illuminerà le nostre vite, fino a quando tornerà Gesù. E allora i credenti saranno ripieni di quella felicità di cui hanno fame e sete da quando camminano nella fede. Questo desiderio di saziarci non deve esaurirsi nel cammino della fede. Non dobbiamo smarrirci, ma puntare alla meta. È da notare come in questo salmo sono distinte la vita vecchia e la vita nuova, la vita terrena e la vita eterna. Questo salmo vuole infondere fiducia. Mosè si colloca tra tutti gli uomini, ma presenta fin dall'inizio la sua appartenenza ad Israele. Signore, tu sei stato per noi un rifugio. E per Israele invoca pace e gioia dopo giorni di afflizione. Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi. Rendici la gioia per i giorni in cui ci hai afflitti. Buona giornata a tutti.